interventi strategici per la terza età, molto importante lo screening, ma è molto importante il rapporto paziente-medico al fine di una prevenzione a 360 gradi. Sì, questo è assolutamente fondamentale. L'anziano nella generalità dei casi è un anziano che sta meglio oggi rispetto a qualche decennio fa, vive più a lungo, però spesso arriva nell'età geriatrica a presenza di comorbidità, di diverse condizioni cliniche, quali patologie cardiovascolari, patologie respiratorie. È fondamentale una gestione molto oculata, a 360 gradi appunto, che tenga conto di tutte le patologie presenti, ma è del pari fondamentale la prevenzione, che non può essere confinata all'età geriatrica, ma che deve essere molto precocemente nel corso della vita, perché l'età geriatrica rappresenta il momento in cui si concretizzano tutte quelle problematiche che in realtà hanno cominciato ad estrinsecarsi dal punto di vista fisiopatologico addirittura nel periodo adolescenziale. Dovremmo cominciare a cambiare stili di vita combattendo l'obesità e gli abusi fin dal periodo adolescenziale per un invecchiamento veramente di successo.